Un cordiale saluto a tutti coloro che ci seguono. In questa occasione vorrei illustrarvi i risultati della Fondazione per il 2022. Non è stato l'anno più felice per quanto riguarda il conto economico, ma questo non ci ha impedito di mantenere la nostra solidità. La Fondazione ha un patrimonio a dicembre 2022 a valore di mercato di 2 miliardi e 800 milioni e siamo riusciti a fare investimenti per 60 milioni a beneficio di 660 progetti emersi dal territorio. Quindi manteniamo la nostra linea, che è quella di guardare a un duplice obiettivo: da un lato preservare per le future generazioni la capacità reddituale ed erogativa della Fondazione e allo stesso tempo, secondo obiettivo, quello di essere presenti nel territorio e far fronte alle esigenze pressanti che esso ci prospetta. Noi siamo contenti di questi risultati perché riteniamo di fare in questa maniera onore a quella che è la nostra mission, che è una missione di corpo intermedio che si avvale del terzo settore, si appoggia alle istituzioni, ma fa una politica autonoma per quanto riguarda progetti che possono dare un contributo positivo alla qualità della vita e allo sviluppo economico e sociale del territorio, in un'ottica di comunità sempre più aperta, innovativa, inclusiva. È anche l'occasione per guardare in prospettiva al 2023, già iniziato, con buoni risultati reddituali, quindi la nostra fondata speranza è quello di chiudere quest'anno con un risultato molto confortante sia sul piano dell'incremento patrimoniale sia sul piano della nostra capacità reddituale. Arrivederci alla prossima occasione e vedremo se le nostre profezie si sono avverate.